ringrazio voi tutti per essere così numerosi a seguire quella che è un'iniziativa estremamente importante fatta dai Lions. In particolare permettetemi di ringraziare il professor Garattini per la sua disponibilità. Mi chiedo, bravi, grazie. E un grazie a Tele Ligure che ci ospita in questa sala, quindi direi è un messaggio importante di collaborazione, di dialogo diretto tra i Lions e le istituzioni e diciamo la cultura anche scientifica in modo particolare. Non entro in merito a dirvi chi sono i Lions, che cosa fanno Lions, tutti conoscete la nostra attività, cosa fanno i nostri club sul territorio, che discorsi portano avanti. Io vorrei solo soffermarvi un attimo sul discorso degli anziani, il perché abbiamo affrontato quest'anno un tema così delicato come la tutela degli anziani. Allora, noi abbiamo come motto We Serve, noi vogliamo aiutare in varie forme le nostre comunità, le persone che hanno bisogno, e l'attenzione agli anziani è un tema estremamente delicato nella trasformazione sociale che è avvenuta negli ultimi anni in particolare. Noi abbiamo visto che nel XX secolo sono migliorate certamente le condizioni di vita, vuoi anche per la riduzione della mortalità infantile, ma anche perché abbiamo controllato grandi epidemie e quindi abbiamo avuto una vita che si è allungata molto più rispetto ai 50 anni fa. La popolazione mondiale con più di 60 anni oggi è triplicata e si prevede che nel 2025 giungerà fino ad 1 miliardo. Quindi è un tema estremamente importante. Ebbene il 13,7% dell'intera popolazione mondiale. Quindi è un dato su cui dobbiamo veramente concentrarci come sforzi e come attività. Nel piano internazionale sull'invecchiamento, redatto dalle Nazioni Unite, si fissano i principi essenziali da garantire alle persone anziane e in tutto il mondo. La parola d'ordine sono indipendenza, partecipazione, cura e autorealizzazione. E la cosa più importante è dignità. Molte sono le iniziative che i Lions Club a favore degli anziani hanno portato avanti su queste tematiche e direi che non è oggi il caso di soffermarmi su queste, ma voglio solo evidenziare e sottolineare che le persone anziane hanno bisogno di, prima di tutto, pazienza, attenzione, cura, comprensione e principalmente affetto. Non devono però essere trattati come bambini, perché non lo sono. Sono persone adulte che per l'età e possibilmente per le molteplici patologie presentano certi limiti con cui devono convivere. E quindi credo che la conferenza dibattito odierno, e permettetemi ancora di ringraziare il professor Garattini, ma in particolare l'amico e coordinatore nostro, il dottor Camaiore, che veramente ha dato l'anima per organizzare tutto questo. Bene, dicevo, possa quindi questo convegno dibattito fornire un concreto contributo per aiuto a tutte quelle persone che con il loro sacrificio e il loro impegno hanno certamente migliorato le nostre condizioni di vita. E quindi io vi ringrazio ancora, ringrazio tutte le autorità che hanno partecipato, tutti gli amici Lions, ma tutta la comunità spezzina per essere qui presenti e veramente io ringrazio ancora il professore e passo la parola a lui. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per questo gentile invito, sono molto lieto di essere con voi e di raccontarvi qualcosa su quel poco che sappiamo su come funziona il nostro cervello. Conosciamo molto poco, ci diamo tante volte molte arie di sapere tante cose, ma in realtà il funzionamento del cervello è ancora qualcosa di fondamentalmente ignoto. Dobbiamo ancora molto lavorare, studiare, sperimentare per poter avere delle risposte. Però è chiaro che sapendo, cercando di sapere come invecchia il cervello, possiamo anche mettere in atto alcuni tipi di intervento
alcuni sappiamo già cosa fare, poi lo diremo verso la fine, ma intanto forse è utile cominciare a vedere alcuni dati. Classicamente la demografia, cioè la scienza che si occupa, la disciplina che si occupa della popolazione, ha sempre descritto una popolazione come una piramide, cioè abbiamo una larga base di persone molto giovani e poi piano piano, andando verso l'alto, diminuisce il numero delle persone. Quello che è successo però recentemente è completamente in opposizione a quello che per milioni di anni è successo all'uomo, e cioè per la prima volta non abbiamo più... Cosa faccio? Ah sì, sì, no, ma sto attento. Diciamo che è cambiata la situazione e vedete che la rappresentazione di come è la popolazione oggi, questa è del 2010, è una popolazione in cui non abbiamo più quella larga base, abbiamo una base molto più stretta, abbiamo, qui siamo intorno ai 65 anni e vedete che c'è già una gran popolazione di maschi e di femmine, molte più femmine che maschi. E andando avanti vedete che arriviamo a pochi soltanto quando siamo all'età di 100 anni circa. Quindi questo, diciamo, è una situazione molto importante, ma è una situazione che sta ancora cambiando, perché si prevede che se continuerà quello che succede oggi, quello che vediamo oggi o che abbiamo visto nel 2010, nel 2050 avremo addirittura una piramide inversa, cioè non sarà più tanti giovani e pochi anziani, ma avremo pochi giovani e tanti anziani. Vedete che qui siamo intorno agli 80 anni e vedete che c'è ancora una enorme popolazione e vedete che intorno ai 100 anni cominciamo ad avere un numero significativo di persone. Quindi c'è questo grande cambiamento di cui i politici non si rendono conto, ma dovrebbero chiudersi nei loro parlamenti a studiare giorno e notte questo problema, perché questo è un problema straordinario, un problema che cambierà completamente la situazione della nostra società. A cosa è dovuto questo? È dovuto sì al fattore dell'aumento della durata di vita, e poi vediamo di quanto è, che è dovuto a tutta una serie di fattori, cioè in cui ci sono stati fattori di natura igienica, fattori di natura tecnologica, pensate cosa ha cambiato in termini di infezioni e di tipo di alimentazione la venuta di frigoriferi. Prima non c'erano, quindi gli alimenti fermentavano. Quindi c'erano tanti fattori, incluso anche quello che ha fatto la medicina e quello che hanno portato i farmaci, perché le infezioni, grazie al cielo, anche se abbiamo un po' di problemi, però non ci sono più come c'erano una volta, perché ci sono gli antibiotici. Ne abbiamo abusato, quindi stiamo pagando un po' le conseguenze, ma comunque ci sono tanti tipi di farmaci che ci hanno aiutato ad allungare la durata di vita. Ma l'altro fenomeno molto importante di cui si parla molto poco è invece la forte rapporto che esiste fra mortalità e natalità. Cioè noi abbiamo una situazione in cui la natalità è così bassa che in futuro avremo un solo giovane per ogni due anziani e quindi avremo una società completamente sbilanciata, una società in cui anche dal punto di vista, se pensate, dal punto di vista pensionistico ci saranno problemi straordinari, perché chi alimenterà le pensioni? Quindi poi magari ci lamentiamo perché arriva qualcuno, ma quelli che arrivano in realtà suppliscono quelli che non ci sono o quelli che non facciamo, non soltanto, ma pensate a tutti i problemi che vengono e arriveranno, i nodi arriveranno al pettine, considerando che oggi intanto la natalità avviene a un'età della donna avanzata
La natalità è intorno a 1,2 figli per ogni donna fertile. Quindi diciamo avremo anche dal punto di vista sociale una situazione molto diversa, perché fino a poco tempo fa per gli anziani c'erano i figli che se ne occupavano, erano 3, 4 e naturalmente, ma quando ce ne sarà uno solo e quando anche lui sarà vecchio perché tutto va verso l'alto, avremo dei problemi che sono completamente differenti. Io credo che al di là di tutte le altre situazioni dobbiamo prendere coscienza di questo problema, perché se non cerchiamo di risolvere questo problema avremo un futuro, probabilmente molti di noi questo futuro, certamente io non lo vedrò, ma abbiamo anche il dovere di pensare a quelli che verranno e non soltanto a noi stessi. Dicevo quindi che abbiamo un aumento della durata di vita globalmente in tutto il mondo, perché la durata di vita aumenta anche nei paesi in via di sviluppo, non soltanto nei paesi industrializzati. E se facciamo la media di tutto il mondo, i maschi vivono 68,8 anni, l'aspettativa di vita alla nascita, e le femmine 74,2. Quindi diciamo abbiamo un forte spostamento a favore delle femmine. Non è detto che duri, perché purtroppo le donne stanno assumendo lo stesso tipo di vizi, di cattive, non chiamiamoli vizi, ma cattive abitudini dell'uomo, del maschio, fumano per esempio, e quindi avranno tutte le conseguenze che ne derivano. In Italia la situazione è una situazione molto privilegiata, siamo uno dei paesi che ha una maggiore attesa di vita alla nascita. Siamo 79,4 per i maschi, adesso è ancora un pochino aumentata, e 84,6 per le donne. Però vedete questi numeri in rosso? Questi numeri in rosso ci dicono una cosa molto importante. Ci dicono che purtroppo non viviamo tutti questi anni di vita in buone condizioni. Ce n'è una buona parte che è di cattiva qualità di vita, e abbiamo più o meno lo stesso numero di anni sia per i maschi sia per le femmine, circa 10 anni. Va notato che siamo in Europa il paese in cui questa diciamo durata di cattiva qualità di vita è più lunga in Italia che non negli altri paesi, quindi questo vuol dire che abbiamo del cammino da fare per migliorare, e qui diciamo bisognerebbe discutere, magari una volta possiamo discuterne a fondo, i problemi della prevenzione, che è la grande dimenticata della medicina. Se guardiamo al cambiamento mondiale, questo è un altro modo di ripresentarvi i dati, ma vorrei che questo concetto arrivasse fino in fondo dentro di voi. Se guardiamo come aumenterà la popolazione mondiale dal 2010 al 2050, e invece di guardare quelle cose un po' qualitative, guardiamo i numeri, vedete da 0 a 64 anni aumenterà del 22%, ma da 65 anni in su aumenterà del 188%. Dagli 85 anni aumenterà del 351% e i centenari nel 2050 saranno 10 volte di più di quelli che sono oggi. E questo vi dà un'idea anche quantitativa in termini di numeri di come cambierà la situazione. Ok, questo diciamo è il quadro di partenza, questa è la ragione per cui abbiamo bisogno di studiare, abbiamo bisogno di fare ricerca, di lavorare, per capire come intanto possiamo migliorare la situazione dell'anziano. E una delle cose che naturalmente spaventa di più tutti noi è rappresentato dal nostro cervello, da come funziona il nostro cervello, perché per tutte le altre cose possiamo magari trovare qualche tipo di rimedio, ma per quella che chiamiamo la demenza senile, per adesso non ci sono assolutamente farmaci né altri tipi di rimedi, quindi dobbiamo stare attenti. Il concetto di invecchiamento è legato a un altro concetto, che è la fragilità. Si dice che le persone anziane sono fragili. Allora, cosa vuol dire fragilità? La fragilità è la minore capacità che abbiamo, andando avanti con gli anni, di mantenere quello che si chiama con termini difficili l'omeostasi, ma che potremmo dire
il nostro equilibrio fisiologico. Cioè, mentre negli anni precedenti alla vecchiaia tutto funziona abbastanza bene, abbiamo, diciamo, la capacità di rispondere a tutte le necessità della vita quotidiana, mano a mano che andiamo avanti perdiamo questo tipo di sufficienza, o perlomeno andiamo gradualmente verso la mancanza di autosufficienza. E cosa succede? Cioè, perché diciamo che le malattie nell'anziano sono molto più importanti che non le malattie nei giovani? Perché mentre nel giovane, dopo una malattia, dopo uno stress, dopo una situazione qualsiasi di tipo negativo, c'è nel nostro organismo la capacità di ritornare ai valori normali, nella persona anziana non c'è più questa capacità. Cioè, è raro che si ritorni ai valori normali. Cioè, dopo uno stress importante, dopo una malattia importante, non c'è un ritorno alla normalità. Siamo un pochino al di sotto della normalità. E se queste cose si sommano, questa è la ragione per cui poi alla fine perdiamo l'autosufficienza. Come vediamo la nostra fragilità? Ci sono tante scale, ci sono tanti metodi, ci sono tante cose che sono anche complicate, ma che devono essere lasciate ai medici, però ci sono alcune cose che definiscono la fragilità che tutti possiamo in qualche modo controllare su noi stessi. La prima cosa è la perdita di peso. La fragilità si accompagna a perdita di peso, indipendentemente da quanto uno ce ne ha in partenza. Si accompagna per ragioni che non hanno direttamente a che fare con il tipo di alimentazione. C'è la perdita di forza muscolare, un aspetto della perdita di forza muscolare è la lentezza del passo, gli anziani camminano più lentamente, c'è un senso di affaticamento, più facilmente si fa fatica, e c'è la tendenza quindi alla sedentarietà, a muoverci di meno, a rimanere molto più seduti, magari davanti alla televisione, ma comunque seduti. Questi, diciamo, sono i cinque parametri fondamentali che definiscono la fragilità e che definiscono il fatto che tutto il nostro organismo, in qualche modo, con il passare del tempo, perde di efficienza. Però non è soltanto un indebolimento di tutti gli organi. Accanto all'indebolimento di questi organi c'è anche l'indebolimento del cervello, del nostro cervello. E quali sono gli elementi? Gli elementi li vediamo qui. Se vediamo questo come il rapporto fra l'età, dai 20 ai 90 anni, e la quantità di tessuto cerebrale, vedete che con il passare degli anni, con una grande variabilità, però vedete che il peso cerebrale diminuisce. E a 90 anni abbiamo ancora dei buoni livelli, però abbiamo anche una gran quantità di livelli molto bassi. E non ci sono grandi differenze fra i maschi e le femmine, perché, diciamo, i dati sono molto vicini e quindi la variabilità fa sparire queste piccole differenze. Quindi c'è una diminuzione del peso del nostro cervello. Questa perdita del cervello avviene in modo relativamente uguale sia nell'emisfero di sinistra sia nell'emisfero di destra. Non ci sono grandi differenze e anche qui non ci sono differenze fra maschi e femmine, più o meno siamo, diciamo, nello stesso tipo di variabilità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che perdiamo del tessuto cerebrale. Il tessuto cerebrale è fatto di tanti tipi di cellule, ma quelli che non interessano sono soprattutto i neuroni. E i corpi cellulari, cioè, se guardate come è fatto un neurone, lo sappiamo tutti, c'è un corpo cellulare, c'è un assone che è il prolungamento principale, poi ci sono tante altre diramazioni che sono quelle che permettono
di realizzare i legami fra i vari neuroni. Quindi noi dobbiamo calcolare che abbiamo nel cervello circa 10 miliardi di neuroni, ogni neurone ha 1000 connessioni, questa è una media, insomma ce n'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno, ma comunque questa è una media, sono 1000 dimensioni, quindi abbiamo in realtà 100 trilioni di connessioni. Quindi un sistema che è difficile da immaginare se pensate cosa voglio dire, quanti zeri ci sono per definire i trilioni, ce ne vogliono 14 per avere l'idea di cosa vuol dire 100 trilioni. Quindi abbiamo straordinaria quantità, che è quello che in qualche modo ci salva, perché abbiamo quella che si chiama una ridondanza, cioè un gran numero di possibilità, per cui se perdiamo certi contatti se ne attivano degli altri, insomma ci sono più circuiti che si possono creare e che rispondono alle stesse caratteristiche, e questa è una delle ragioni per cui il processo è un processo molto lento. Se guardiamo poi un po' più in dettaglio, cioè passiamo dalla situazione macro, cioè guardando al peso e al numero dei neuroni, andiamo a vedere come sono fatti i neuroni, vediamo che le caratteristiche del neurone giovane sono queste. Lo vedete molto bene, come c'è un corpo centrale, c'è l'assone, poi ci sono tutte le varie diramazioni. E se guardiamo quello del vecchio, vedete che è molto più contenuto. Cioè questo è il tipico contenuto, di una persona anziana. Perché? Perché quello che succede è che nel giovane, se andiamo a guardare uno di questi filamenti, su ognuno di questi filamenti troviamo tutti questi punti, che adesso qui si vedono male, ma sono diversi dal punto di vista della morfologia, non sono tutti uguali perché hanno funzioni diverse nell'attaccarsi ad altri, ad altre propaggini di altri neuroni. E se guardiamo a quello di un anziano, vedete che è molto povero, cioè ce ne sono pochi e alcuni sono anche mal sviluppati, insomma. Queste, diciamo, sono le caratteristiche che conosciamo e che ci dicono quali sono le differenze che possiamo trovare fra minor numero di neuroni, minore disseminazione di diramazioni, quindi minori sinapsi, che vuol dire minori incontri, perché ci sono meno di queste che chiamiamo in gergo, chiamiamo spine, che sono i punti in cui ci sono i contatti. E questo, diciamo, è un processo che è in continua evoluzione. Quello che succede è che quando l'invecchiamento cerebrale è un processo fisiologico, cioè non è una malattia, è un processo fisiologico, ma può diventare una patologia, quindi può portare alla demenza, può portare a una serie di problemi, quando queste, diciamo, cose che vi ho descritto diventano troppo importanti. E diciamo, il fatto che manchino o che diminuiscano quelle che abbiamo chiamato le sinapsi, i neurotrasmettitori, i recettori, cioè tutto il complesso, perché questi, diciamo, sistemi per funzionare hanno bisogno di mediatori chimici che realizzano le connessioni fra le terminazioni nervose, abbiamo alla fine quello che chiamiamo un deficit cognitivo, la cui prima manifestazione in generale è una perdita della memoria e in particolare una perdita della memoria recente, cioè delle cose che sono avvenute in tempi molto brevi rispetto a quelle in cui si ricordano. E così i neuroni diventano molto più vulnerabili in questo processo, diciamo che è un processo fisiologico, non è patologico, ma se abbiamo stress, se abbiamo un eccessivo carico metabolico, se abbiamo una forma di diabete, se abbiamo una ischemia, se abbiamo un trauma, questo aumenta la degenerazione neuronale e quindi aumenta la possibilità che avvenga il problema.
Nella situazione estrema, cioè quando siamo in una situazione di danno neuronale, troviamo anche nel cervello queste formazioni, cioè troviamo queste placche che chiamiamo placche amiloidi, perché la proteina si chiama beta amiloide, troviamo questi grovigli neurofibrillari che sono fatti da un'altra proteina che si chiama tau, ma questo insomma non è molto importante, cioè quello che è importante è sapere che troviamo questo tipo di lesioni e quindi ci domandiamo se queste lesioni sono quelle che determinano il tutto. E una cosa che certamente sappiamo è che con l'età aumenta la deposizione di questa proteina. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione in cui per la maggior parte del tempo noi non sappiamo come sta, adesso abbiamo in realtà anche la possibilità di saperlo, ma comunque fino adesso non abbiamo la possibilità di sapere quale è la presenza di queste proteine, quindi di queste placche, nel nostro cervello. Lo sapevamo fino a poco tempo fa soltanto alla morte, quando si poteva fare l'autopsia. Però oggi sappiamo invece che questi depositi aumentano piano piano in tutta una fase che chiamiamo fase preclinica, che non è altro, se ci pensate, che quello che succede per quanto riguarda i tumori. Noi tutti possiamo avere delle cellule tumorali nel nostro organismo, solo che fin quando non si sviluppano, fin quando non raggiungono un minimo, un centimetro cubico di tumore, che è quello che possiamo vedere, vuol dire un miliardo di cellule, quindi c'è tanto tempo prima che si arrivi al miliardo di cellule. È la stessa cosa, anche qui il periodo di incubazione dei tumori è un periodo lungo, come il periodo di incubazione della malattia. Ma arriviamo a un certo punto in cui c'è un aumento tale che si comincia a toccare la riserva cognitiva. Quindi abbiamo una fase preclinica, che è l'inizio che chiamiamo biologico della malattia, cioè la malattia incomincia qui, ma l'esordio clinico, cioè quando vediamo le cose, incomincia qui. Qui naturalmente ci dobbiamo chiedere una serie di, ci possiamo fare una serie di domande, e cioè: questo è un rapporto di causa ed effetto o è una semplice associazione? In realtà non lo sappiamo con esattezza, cioè supponiamo, e oggi insomma molta ricerca che si sta facendo segue l'ipotesi che ci sia un rapporto di causa ed effetto, cioè che quanto più abbiamo questa proteina accumulata nel nostro cervello, tanto più abbiamo la possibilità, la probabilità di avere demenza. Ricordiamoci sempre che è difficile dare delle certezze, parliamo sempre di probabilità, cioè di possibilità, che possono essere anche probabilità molto elevate, del 90%, ma siamo sempre nel campo delle probabilità. Noi abbiamo vari modi, come dicevo adesso, per vedere in che stato è il cervello. Uno dei modi è quello di vedere come utilizza il glucosio, lo zucchero. Il glucosio è il principale, diciamo, la principale fonte di energia del nostro cervello. Il nostro cervello funziona perché c'è il glucosio, e c'è bisogno di glucosio perché funzioni. Quindi se noi usiamo una sostanza che è un marker, cioè un derivato del glucosio, adesso non è importante entrare nei dettagli, ma usiamo una sostanza che va dove va il glucosio, possiamo vedere che nel cervello normale va dappertutto. Quanto più è rosso, tanto più ne va. Quanto più è scuro, tanto meno ne va. Vedete però che in un paziente con Alzheimer, vedete come c'è tutta una parte, che, rispetto a questa parte, in cui c'è una completa mancanza o una scarsa utilizzazione di glucosio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i neuroni o sono morti o sono meno funzionanti, perché non sono più in grado di utilizzare il glucosio e quindi di funzionare
nel modo corretto. Possiamo adesso, anche perché ci sono delle sostanze che possiamo iniettare che vanno a fissarsi sulla beta amiloide, su questa proteina, su questi, diciamo, grovigli di cui vi ho parlato, di queste placche di cui vi ho parlato prima. Qui vedete che nello spazio di 20 anni non c'è dubbio che abbiamo un aumento di amiloide, anche qui quanto più è chiaro tanto più ce n'è. E vedete che questo, diciamo, potrei far vedere tante altre immagini, tante altre fotografie, il concetto è questo: ritroviamo questa sostanza presente nel cervello e ne ritroviamo sempre di più in rapporto, statisticamente in rapporto con l'età, il che non vuol dire che tutti quelli che hanno 90 anni devono avere grandi quantità di beta amiloide, ma però statisticamente quanto più si va avanti tanto più se ne ha come media, e quanto più c'è demenza tanto più se ne ritrova. Però la discussione può essere: ma è un meccanismo di offesa o è un meccanismo di difesa? Cioè, perché uno potrebbe anche avere l'ipotesi che quanto più ce n'è, tanto più che ce n'è tanta, perché è un modo attraverso cui l'organismo si difende. Oggi l'idea è comunque che ci sia un tipo di, perché poi la beta amiloide non è una sola proteina, sono tante proteine diverse, ma qui non possiamo entrare troppo nei dettagli, quindi si tratta di vedere quale semmai è la proteina che è più diciamo legata all'andamento negativo. Noi fortunatamente abbiamo messo a punto anche dei metodi per studiare questo problema, perché non è che possiamo andare a studiare il cervello degli anziani, sì, entro certi limiti, ma non possiamo fare molte cose che possiamo fare invece negli animali d'esperimento. E per esempio abbiamo dei modelli animali della malattia di Alzheimer, sono dei topi che sono stati geneticamente modificati per produrre le proteine che si pensano, come ho detto, siano alla base della patologia, cioè questa amiloide e questa tau. Questi animali che hanno una, diciamo, tendenza ad aumentare queste proteine sono degli animali che dimostrano una ridotta capacità di ricordare, che nel loro cervello accumulano queste forme insolubili delle proteine patologiche che vediamo qui in queste tendenze, in questi, diciamo, esami istologici, ma lo vediamo anche utilizzando la risonanza nucleare magnetica, perché oggi, diciamo, abbiamo tutti gli strumenti che esistono per l'uomo, esistono anche per il topo. Noi nei nostri laboratori abbiamo tutto quello che c'è in una clinica, quindi abbiamo anche la risonanza nucleare magnetica attraverso cui possiamo vedere in vivo come funziona un determinato sistema. E qui ritroviamo, adesso senza entrare troppo nei dettagli, ma insomma ritroviamo un po' le caratteristiche che ritroviamo nell'uomo, per cui pensiamo che questo sia un modello, certamente è diverso dall'uomo, lo sappiamo tutti, ma è un modello su cui fare degli studi per capire che cosa poi può essere applicabile all'uomo. E anche qui, se andiamo a vedere quello che abbiamo visto fra cervello dei giovani e degli anziani, ritroviamo le stesse caratteristiche. Vedete che nei controlli, cioè nei giovani, abbiamo questa larga diffusione, abbiamo tutte queste belle diciamo spine, queste protuberanze. Questo topo Alzheimer vedete che la situazione è molto compromessa e che non ci sono ormai più quei tipi di... Quindi è un modello che in qualche modo ci permette di capire e di fare poi degli esperimenti per vedere come si può cambiare questa situazione. E qui per capire un pochino di più dobbiamo andare a fare anche degli studi di tipo epidemiologico, cioè prendere una popolazione con età diverse eccetera e andare a guardare qual è la quantità di amiloide che c'è nel cervello. E qui, se cominciamo dalle età giovanili, vedete che ce ne sono, questi verdi
sono tutti al di sotto di un livello che abbiamo messo come un livello, diciamo, per dire che comincia a essere anomalo. Però ritroviamo anche molti che hanno una presenza, che sono vecchi, ma che non hanno una grande presenza di amiloide. Quindi vuol dire che si può diventare vecchi senza avere una grande quantità di questa proteina nel cervello. Abbiamo invece quelli che hanno la malattia di Alzheimer, quindi quella che hanno della demenza, che vedete invece che sono quasi tutti al di sopra, ce ne sono due su tanti che hanno una caratteristica. Quindi diciamo che c'è una predominanza di coloro che hanno il problema della demenza, che hanno un aumento della... Allora, per capire un po', ma senza entrare molto nei dettagli, andiamo un pochino a vedere che cosa succede di questa proteina, perché adesso sappiamo tante cose, sappiamo come vengono studiati i problemi, sappiamo qual è la biochimica, sappiamo come si forma, sappiamo qual è la sua, in parte qual è la sua funzione, e se prendiamo, diciamo, la proteina isolata, una proteina, vediamo che nel cammino normale, cioè nella fisiologia, questa proteina si aggrega ma poi si disfa, perché ci sono tutte le condizioni per cui non si accumula questa proteina. Ci sono però delle situazioni in cui questa proteina comincia a formare dei piccoli aggregati che si chiamano oligomeri, cioè poche molecole di proteina insieme, e poi questi qui, invece che disgregarsi, continuano ad aggregarsi ancora e quindi formano poi questi aggregati, queste fibrille sempre più numerose, fin quando arriviamo a quelle placche che abbiamo visto. Allora diventa interessante cercare di capire in questa strada qui se questi elementi sono in grado di dare una forma di tossicità. E questo è un problema che abbiamo studiato molto nei dettagli, e se utilizziamo una certa tecnica che si chiama microscopia a forza atomica, noi possiamo in qualche modo separare fisicamente dal cervello, tre grandi strati, possiamo separare anche di più, ma comunque ne facciamo vedere questi tre, in cui abbiamo abbiamo lo stato iniziale, gli oligomeri, vedete questi piccoli punti, perché sono poche proteine messe insieme, e le fibrille, che invece sono molto più visibili. Questo è il rapporto che c'è molto poco dello stato iniziale, c'è un po' di più di oligomeri, c'è molto di più per quanto riguarda le fibrille, che noi possiamo misurare, possiamo separare e possiamo quindi utilizzare. Allora andiamo a vedere che cosa fanno. Ci sono tante cose che si possono descrivere, qui vi descrivo una delle cose che tutti sappiamo che è importante, che è la memoria. Andiamo a vedere che cosa fanno questi sulla memoria. E come facciamo a studiare la memoria nel topo? Ci sono decine di metodi in cui possiamo studiare la memoria. Questo è uno dei sistemi più semplici, che quindi vi faccio vedere come funziona. Abbiamo una gabbia, prendiamo un topo e un giorno lo mettiamo lì per 5 minuti, o per di più a seconda dei casi. Questo topo girerà un po' in giro, non c'è niente da vedere, non c'è niente di particolare, e poi starà tranquillo e fermo. Il giorno dopo lo mettiamo nella stessa cella, nella stessa gabbia, ma ci mettiamo due cose, due cilindretti colorati, di colore diverso. E avremo normalmente, cosa fa questo topo? Il topo è curioso, va a guardare, e automaticamente possiamo calcolare quanto tempo guarda questo cilindretto che non aveva mai visto, e poi quando l'ha visto a sufficienza ne vede un altro, si sposta di qui,
e spenderà una certa quantità di tempo a guardare quest'altro. Questo, diciamo, è la situazione. Il giorno dopo ancora, cosa facciamo? Cambiamo uno dei due. Allora, se il topo è uno di quei topi Alzheimer, oppure, come vedremo adesso, ha ricevuto l'iniezione di una di quelle frazioni che abbiamo prima separato, lui che cosa farà? Farà lo stesso tipo di cosa, cioè se si ricorda, se è normale, se ha memoria normale, non guarderà questo tubetto, perché l'ha già visto, si ricorda averlo già visto, guarderà invece questo perché è nuovo. E allora, se invece ha perso la memoria, non si ricorderà che questo l'aveva già visto e perciò spenderà del tempo intorno e poi spenderà altrettanto tempo intorno. Insomma, capite subito che facendo il rapporto fra queste cose possiamo stimare quanta memoria ha questo topo e quanta eventualmente ne ha persa in rapporto con quello che gli è stato somministrato. E qui vedete quello che succede. Se questa è la memoria di un topo in cui abbiamo iniettato dentro il cervello del liquido inerte, quindi mantiene la memoria. Se prendiamo la proteina come tale, mantiene la memoria. Se iniettiamo questi oligomeri, la perde completamente. Se iniettiamo le fibrille, anche in questo caso non succede niente. Questo, diciamo, sono esperimenti acuti, quindi non è detto che poi se lo iniettassimo tante volte le fibrille potrebbero dare i danni, può essere dipeso dalla quantità, eccetera. Comunque, per noi è molto importante avere un sistema che non richiede la stessa cosa se noi mettiamo qui un topo, diciamo di quelli che vi ho fatto vedere prima, che è geneticamente alterato, ha una forma simile a quella dell'Alzheimer, sarebbe in questa posizione qui, cioè non è capace di avere memoria. Però il fatto di poter studiare un problema in un animale normale semplifica molto la possibilità di lavoro. E quindi questo poi diventa una metodologia attraverso cui cercare di studiare se ci sono dei fattori che possono modificare. E difatti qui voi vedete che se prendete uno dei tanti farmaci che abbiamo studiato, che è la doxiciclina, che non ha niente a che vedere con le sue attività di tipo antibiotico, vedete che a seconda se questo, diciamo, è la situazione che avete visto prima in cui si è persa la memoria, vedete che aumentando le dosi si può riprendere la memoria, cioè si antagonizza l'azione di questi oligomeri. Questo lo si può fare con tante altre... Vediamo se ce l'avevo... No. Qui non ho la diapositiva, ma comunque abbiamo tante altre modalità attraverso cui possiamo ridurre gli effetti negativi della memoria, insomma, ma questo per farvi vedere che ci sono delle strade attraverso cui si sta lavorando per cercare, questa è una delle tante, un'altra è questa che vi sto facendo vedere, cioè il problema che in rapporto con l'età, non soltanto nel cervello, ma soprattutto in tutto l'organismo, che cosa succede? Abbiamo delle cellule che nel giovane non esistono e che sono cellule che chiamiamo senescenti, cioè sono delle cellule che sono caratteristiche dell'età avanzata. Che cosa hanno queste cellule? Queste cellule sono delle cellule che non si moltiplicano più, hanno perso la capacità di moltiplicarsi. Tutte le cellule dell'organismo, in rapporto con determinati stimoli, sono in grado di riprodursi. Queste cellule sono diverse dalle altre perché non e poi hanno una serie di altre caratteristiche, ma quello che è importante è che sono cellule, però continuano a eliminare le sostanze che normalmente producono. E l'eliminazione di queste sostanze in una condizione in cui la cellula non è in grado di riprodursi, quindi continua nel tempo, è un altro elemento che si aggiunge agli elementi che aggravano la situazione
generale. E adesso qui non voglio, perché credo che il mio tempo sta andando male. Comunque quello che voglio soltanto farvi sapere è che queste cellule, senescenti, si accumulano con l'invecchiamento, cioè quanto più andiamo avanti tanto più ne abbiamo, che c'è una relazione, perché per esempio delle forme di invecchiamento precoce che avvengono nei giovani, la progeria per dire il nome della malattia, insomma, ma questo invecchiamento precoce, che è una malattia rara ma che avviene, si accompagna anche lei a un aumento di cellule senescenti, anche se si tratta di giovani e non di anziani, quindi c'è un rapporto con l'invecchiamento. E poi la longevità è associata a un basso livello di cellule senescenti. Questa è un'altra caratteristica che ci dice che queste cellule sono importanti. E poi l'eliminazione di queste cellule negli animali d'esperimento, perché questo è fatto solo negli animali d'esperimento, induce l'aumento di sopravvivenza. Quindi questo è un altro elemento su cui possiamo lavorare. Se noi riusciamo a cambiare il numero di cellule senescenti, possiamo riuscire a evitare l'invecchiamento. Un altro dato molto interessante, su cui magari poi ritorneremo, è che la restrizione calorica, cioè se noi prendiamo un gruppo di topi e lasciamo mangiare tutto quello che vogliono, ne prendiamo un altro e gli diamo quello che hanno mangiato prima, ma il 30% di meno, questi hanno meno cellule senescenti e vivono di più. Questa è un'altra caratteristica. La longevità nei centenari, i centenari hanno la caratteristica di avere poche cellule senescenti, eccetera. Quindi questo per dirvi che ci sono, che questa è un'altra grande linea di ricerca su cui possiamo lavorare. E poi cominciamo ad avere dei farmaci che chiamiamo senolitici, cioè dei farmaci che specificamente tendono a uccidere le cellule senescenti, e questi danno una serie di vantaggi che sono prevalentemente a livello periferico, non a livello centrale, ma questo siamo soltanto all'inizio nel tipo di questi studi. Questo vabbè, inutile che entriamo nei dettagli, questi farmaci senolitici speriamo di averceli. Poi c'è un'altra linea, vi faccio vedere alcune delle linee di ricerca per farvi vedere che poi ce ne sono tantissime altre, ma non abbiamo il tempo per entrare, per farvi vedere che c'è speranza, non è che siamo in una situazione completamente disperata, ci sono tante ricerche, ci sono tante cose che si fanno e che porteranno certamente a dei risultati. Questa è un'altra situazione in cui se noi iniettiamo nei topi vecchi il sangue di topi giovani, miglioriamo tutta una serie di parametri della vecchiaia del topo. Questo è un'altra cosa, che cominciamo adesso a isolare alcuni dei fattori, perché non è il sangue come tale, non è che ci sono dei fattori presenti nel giovane che sono utili per migliorare le condizioni dell'anziano. Quindi ci sono tante vie attraverso cui, però abbiamo quindi bisogno di molta più ricerca. Vedete, curiosamente, mentre per tanti tipi di malattie abbiamo dei gruppi che aiutano la ricerca, pensate a quello che fa l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che raccoglie 100 milioni almeno all'anno, che ridistribuisce a tutti. La nostra ricerca nel cancro va avanti molto per l'iniziativa popolare. Non c'è invece nessuno che si occupi di aiutare a studiare l'invecchiamento cerebrale, che è un problema che ci riguarda tutti, è un problema che interessa tutti. E c'è una straordinaria... In Italia la ricerca è completamente abbandonata, ma non c'è neanche l'interesse della popolazione, dei privati, a lavorare e a fare in modo che questo campo possa migliorare e possa dare dei risultati. Certamente abbiamo bisogno purtroppo di fondi per lavorare, per continuare a fare ricerca. Gli altri hanno molte più possibilità, ma si dice vabbè, ma lasciamo che gli americani scoprano, poi noi utilizzeremo. Ma non è vero,
perché ricordiamoci che se uno non partecipa non sa mai se una cosa è importante o non è importante, bisogna partecipare per essere, per capire. Ok, finiamo con alcune diciamo considerazioni che possono interessarci tutti, cioè cosa possiamo fare visto che non abbiamo farmaci? C'è qualcosa che possiamo fare? Sì, moltissimo. E possiamo fare intanto diciamo evitando alcune cose, alcune sono inevitabili perché la parte genetica evidentemente, l'età è quella che è, la familiarità è quella che è, se uno ha questa proteina purtroppo è un po' più di rischio, ecco, ma già per esempio il trauma cranico è una condizione importante per accelerare la perdita di capacità cognitive. Il diabete, ma la maggior parte dei diabeti sono evitabili, non è che siamo noi che ce li procuriamo e poi dopo magari ci lamentiamo, ma è il nostro cattivo comportamento che induce il diabete, quello che chiamiamo diabete di tipo 2, cioè il diabete dell'adulto. Il diabete di tipo 1 purtroppo non sappiamo come fare, per adesso, forse nel prossimo futuro sì, ma per adesso no. Però il diabete di tipo 2 sappiamo come fare, dipende da noi fondamentalmente. L'ipertensione, quella la possiamo controllare, poi l'iperomocisteinemia, anche questa la possiamo controllare. I farmaci anticolinergici, questa è un'altra parte che diciamo, è più di natura medica, lo stare attenti a non somministrare. Le benzodiazepine, questa invece è una cosa che interessa a tutti. Cosa sono le benzodiazepine? Sono quelli che chiamiamo i tranquillanti, quelle cose che prendiamo per dormire meglio. Ecco, non dimentichiamoci che questi sono dei prodotti che sono pro-demenza, non sono anti-demenza. Perché? Per tante ragioni. Perché? Che cosa fanno queste sostanze? Queste sostanze, questi ansiolitici, li chiamiamo anche, sono le sostanze che diminuiscono il tono muscolare. E se c'è una cosa di cui noi anziani abbiamo bisogno è di avere un buon tono muscolare, perché se abbiamo già il nostro tono muscolare tende a diminuire, se poi prendiamo qualcosa che lo fa diminuire ulteriormente abbiamo il rischio maggiore di cadere. Se cadiamo, quanto più cadiamo tanto più abbiamo il rischio di fratture. Le fratture nell'anziano sapete che sono gravi perché portano alla sedentarietà, portano all'immobilità, che è uno dei fattori che abbiamo visto essere molto importante. Non solo, ma le benzodiazepine diminuiscono la memoria recente, quindi accelerano il processo, perciò diciamo, non voglio dire che non si debbano utilizzare del tutto, ci sono le condizioni in cui può essere importante utilizzarle, ma l'abuso di questi prodotti, pensate che di una sola preparazione se ne vendono 54 milioni di confezioni all'anno. Pensate qual è l'abuso, è come se ogni italiano ne prendesse uno, da chi è appena nato a chi è anziano, ma ce ne sono tante di benzodiazepine, quelle in gocce, quelle in compresse, eccetera. Lì stiamo molto attenti perché questa è una cosa che possiamo evitare, non è delle cose inevitabili. Poi invece abbiamo delle cose positive e su questo magari spendiamo qualche minuto perché questo lo possiamo fare tutti. La prima cosa è l'attività fisica, sembra sorprendente, ma è l'attività fisica una delle cose più importanti. Cioè ci dobbiamo muovere. Perché ci dobbiamo muovere? Ci dobbiamo muovere perché il movimento aumenta la circolazione e quindi aumentando la circolazione apporta anche tutto quello di cui abbiamo bisogno al nostro cervello. Bisogna che però sia un vero esercizio fisico. Molte signore dicono: ah, ma io mi muovo, vado, ma muovo vuol dire vanno a guardare le vetrine, quello non è esercizio fisico anche se ci si muove. L'esercizio fisico è un esercizio in cui si fa un po' di fatica, in cui un po' si ansima, in cui manca un po' il fiato. Non c'è bisogno di farne tanto e non c'è neanche bisogno di concentrarlo tutto durante il weekend. Ogni giorno ognuno di noi può fare un po' di chilometri, li fa a passo svelto, basta mezz'ora. E con una mezz'ora noi attiviamo dei sistemi che hanno la capacità di dissolvere quei piccoli trombi che si formano nei capillari che abbiamo nel cervello. Noi abbiamo tanti capillari per aumentare. Allora,
alla fine di ogni capillare, siccome sono piccoli piccoli, è facile che si formi quello che chiamiamo un trombo, un coagulo, no? Se abbiamo con l'esercizio fisico sviluppiamo sostanze che sciolgono i coaguli, abbiamo più probabilità che i nostri neuroni continuino a sopravvivere. Quindi l'esercizio fisico, basta una mezz'ora al giorno, è una delle cose che possiamo fare tutti, in rapporto naturalmente con le nostre capacità fisiche, possiamo fare tutti, uno ne farà un po' di meno, ma se ha poche capacità farà fatica lo stesso, quello che è importante è di fare un po' di fatica. Poi naturalmente c'è quella che possiamo chiamare l'attività ricreativa o che potremmo chiamare anche l'attività intellettuale, cioè quanto più nella nostra vita abbiamo accumulato conoscenze, cultura, tanto più abbiamo aumentato quelle interazioni fra le diramazioni dei neuroni di cui parlavamo prima e quindi abbiamo meno probabilità che ci andiamo un po' più lentamente, guadagniamo un po' più di anni. Anche qui le cose sono le più varie possibili, dalle parole incrociate alla lettura di libri, allo scrivere, all'apprendere cose nuove, cioè gli anziani non devono star fermi, devono fare, devono continuare a lavorare. Ieri mattina ero a Lodi e parlavo a quella che si chiama UNI3, che è l'università della terza età, no? E lì è incredibile, c'erano 120 persone e tutte le mattine alle 10 c'è qualcuno che fa una lezione, che racconta delle cose e la gente va, questi anziani sono lì presenti, discutono, parlano, continuano a sviluppare le loro capacità, che è molto importante rispetto a stare a casa propria, stare soltanto a vedere la televisione, che non è una interazione la televisione, è utile anche quella, ma non si parla con la televisione e noi invece abbiamo bisogno di sviluppare le nostre capacità in rapporto con gli altri. Difatti qui mettiamo rapporti sociali, cioè i rapporti sociali sono molto importanti, le relazioni, l'anziano tende a chiudersi nel suo ambiente perché magari ha qualche disabilità, non bisogna aver paura, non bisogna aver vergogna, bisogna invece cercare il più possibile di relazionarsi con gli altri perché questo aiuta il nostro cervello a funzionare. E poi il livello economico, naturalmente, questo è un altro punto molto importante su cui si parla molto poco, ma la povertà è uno dei principali fattori la povertà socio-economica, non è soltanto la povertà economica, ma è la povertà che non permette di avere una possibilità di scambio, di un orizzonte un pochino più vasto di quello del pensare al sostentamento difficile di ogni giorno. Questa è una delle azioni che dobbiamo risolvere nel nostro paese. Non è possibile avere gente che ha tanto e gente che non ha niente o che ha pochissimo. Insomma, dobbiamo assolutamente fare tutti lo sforzo in questa direzione. E poi negli stili di vita, naturalmente non vi parlo del fumo, non vi parlo dell'eccesso d'alcol, perché questo insomma sarebbe ridicolo pensare di andar bene fumando o eccedendo nell'alcol. Però l'alimentazione è un punto molto importante. L'alimentazione deve essere la più varia possibile. Questa, diciamo, è la cosa molto importante, la più varia possibile. Non date ascolto a tutte le diete, a tutte le storie, quello è il mercato della medicina, non ha niente a che fare con le conoscenze. Quello che lo sappiamo tutti cosa dobbiamo fare. Abbiamo una bilancia di solito nel nostro bagno, se ci pesiamo sappiamo benissimo se aumentiamo, se diminuiamo di peso, sappiamo come regolarci. Noi dobbiamo mangiare il più possibile, nel senso di varietà, di varietà, sto parlando di varietà, non sto parlando di quantità, poi parliamo di quantità, adesso parliamo di varietà. E varietà vuol dire non c'è niente che non si può mangiare, perché dipende sempre dalla dose, tutte le cose dipendono dalle dosi che abbiamo, quindi si può mangiare tutta la varietà. Perché? Perché avendo una varietà cosa facciamo? Raccogliamo tutto quello che ci serve.
raccogliamo tutte le vitamine, raccogliamo i principi attivi, raccogliamo i micronutrienti, quello che ci serve. Se abbiamo varietà non abbiamo bisogno di andare a comprare gli integratori alimentari su cui gli italiani spendono 3 miliardi all'anno, sono soldi buttati via, no, fanno bene a chi li vende, ma certamente non servono a chi li prende, quindi non c'è bisogno di questa roba qui, basta avere una varietà di dieta. E la varietà di dieta è anche importante per un'altra ragione, perché i cibi sono inquinati, tutti i cibi che noi abbiamo sono inquinati, sono poco inquinati per fortuna, però sono inquinati. Se noi mangiamo sempre la stessa cosa, accumuliamo lo stesso tipo di inquinante. Se noi invece mangiamo tante cose differenti, non mangiamo mai lo stesso tipo di inquinante. Questo un po' di anni fa non si poteva raccontare perché l'inquinamento era molto minore, ma oggi invece è qualcosa che dobbiamo tenere presente. Ho detto varietà, ma poi c'è un'altra parola importante, moderazione, che possiamo definire anche restrizione calorica. Cioè, vuol dire che, faccio un esempio, se voi prendete, questo è stato fatto per quasi tutte le specie animali, e ve l'ho detto incidentalmente anche prima, se voi prendete due gruppi di animali e lasciate che un gruppo mangi tutto quello che vuole, all'altro gli date il 30% di meno, qualunque sia la specie animale, quello che mangia di meno vive di più. Naturalmente entro certi limiti. Quindi questo è molto importante, la restrizione calorica. Poi non abbiamo scoperto niente di nuovo, facciamo quello che dicevano i nostri vecchi, bisogna alzarsi da tavola ancora con un po' di fame. Allora lo si diceva perché non c'era da mangiare, adesso è un po' più difficile, allora era facile, adesso è un po' più difficile perché invece siamo sommersi dalla pubblicità che ci propone qualsiasi cosa possibile. Qui è un problema che meriterebbe tutta un'altra discussione, perché è la società, è l'insieme delle cose che ci deve aiutare ad avere questi buoni comportamenti, questi buoni strumenti, diciamo stili di vita, che noi dobbiamo realizzare, cioè anche come, direi anche come impegno etico, perché tutti noi proclamiamo i diritti, è giusto, noi abbiamo il diritto alla salute e fortunatamente nel nostro paese abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale, che è un bene straordinario, che le persone che hanno un lungo chilometraggio come il sottoscritto conoscono cos'era il periodo prima del Servizio Sanitario Nazionale, un bene che non dobbiamo assolutamente perdere. Ma come facciamo a non perderlo? Se diciamo che non abbiamo soltanto il diritto alla salute, ma abbiamo anche il dovere di mantenere la nostra salute, perché tutto quello che facciamo che determina malattie, determina sottrazione di fondi che invece potrebbero essere utili per quelli per cui i problemi non dipendono dai loro atteggiamenti, ma sono problemi che non si possono evitare. Quindi mantenere la salute deve essere un altro dei presupposti. E termino con facendovi vedere che questo è possibile, perché vedete, questo è un gruppo di persone che noi abbiamo studiato, sono 2000 persone che abbiamo cominciato ad avere circa 15 anni fa e che avevano più di 80 anni, che avevano almeno 80 anni, e se guardiamo ai punteggi che indicano la capacità cognitiva, vedete come non siano quei soggetti che fanno così. Questi rimangono invece a buon livello, il che vuol dire, ce ne sono tanti che rimangono a questo buon livello, il che vuol dire che è possibile rimanere a un buon livello, tant'è vero che noi pensiamo che ci saranno molti più centenari. Adesso ne abbiamo 5.000, avevamo 5.000 nel 2000, ne avremo 300.000 nel 2050, avremo molte più femmine che maschi, ma comunque avremo tanti centenari, il che vuol dire che questo è possibile. Quindi auguri a tutti di essere centenari. Grazie.